Benvenuti! Oggi vedremo come installare un sistema operativo su una macchina virtuale utilizzando VirtualBox. Carichiamo il programma Oracle VirtualBox dal Software Center. Scarichiamo l'ISO del sistema operativo da virtualizzare. Nel nostro caso useremo Xubuntu, scaricabile dal sito ubuntu.it. Avviamo VirtualBox. Facciamo clic su Nuova, scegliamo un nome e selezioniamo il tipo e la versione del sistema operativo da installare. Proseguiamo facendo clic su Avanti. Scegliamo quanta memoria RAM dedicare alla macchina virtuale e proseguiamo facendo clic su Avanti. È preferibile lasciare la quantità di default. Se non si possiede un disco precedentemente creato con VirtualBox, lasciamo la spunta su Crea subito un disco fisso virtuale e facciamo clic su Crea. Lasciamo la spunta su VDI ed andiamo avanti. In questa schermata possiamo scegliere se il disco dovrà essere allocato dinamicamente o con dimensione fissa. Nel primo caso, lo spazio occupato dal disco fisso virtuale si adatterà alla quantità di dati da voi memorizzati. Nel secondo, invece, rimarrà fissa, ma il sistema sarà più performante. Per comodità, scegliamo Allocato dinamicamente. Proseguiamo facendo clic su Avanti. Impostiamo ora la capacità iniziale del disco fisso e clicchiamo su Crea. Ora configuriamo la nostra macchina virtuale affinché si avvii utilizzando l'immagine.iso precedentemente scaricata. Facciamo clic su Impostazioni e spostiamoci sulla scheda Archiviazione. Al posto di vuoto, sotto Controllo e Ride, selezioniamo la nostra immagine. Confermiamo premendo Apri e quindi facciamo clic su Ok. Abbiamo creato una macchina virtuale.